stiamo per presentarvi un corto in due puntate, una coproduzione Synapsi News e Napoli News Magazine. Abbiamo voluto dedicare questo servizio a Scampia. Chi spera o chi pensa di vedere pusher che corrono sugli scooter avanti e indietro, o persone che ci lanciano sassi, o che addirittura ci minacciano e ci sparano dai balconi, ha sbagliato programma. Noi parleremo di Scampia e parleremo di bellezza, perché Scampia, al di là delle vele, ha una sua bellezza. Il nostro invito è di seguire questo corto in tutte e due le parti. Sono due bellissime puntate dove noi parliamo di libertà, di autogoverno, di speranza, perché il messaggio che passa e che deve passare è quello della speranza e quello della rivalsa di una parte di cittadini di Napoli che sono alla ricerca semplicemente della loro rubata dignità. Questa è Scampia, non è una fiction, questa è la verità. Molti hanno speculato sul dolore, sulle disgrazie, sui disservizi, sull'assenza dello Stato. Noi invece abbiamo fatto un lavoro semplicemente opposto. Abbiamo fatto un giro con le nostre telecamere per i viali, nei parchi, dei campi di calcio, abbiamo incontrato la gente, gli abbiamo sentito urla silenziose lasciate inascoltate, perché sul dolore e sul disagio si fanno soldi, si fanno fiction. Sulla realtà, sulla verità delle cose non ci guadagna niente nessuno, ci perde solo il cittadino di Scampia, il cittadino di Napoli in generale, qualunque cittadino di qualunque città del mondo. Noi abbiamo pensato invece di dare voce a chi voce fino ad oggi non ha avuto, se non per fare audience, qualche spettacolo, qualche programma del momento, dopo il morto, dopo la disgrazia. Noi abbiamo voluto parlare e raccontarvi la normalità di Scampia, girare per Scampia, la vera Scampia, perché Scampia non è le vele, Scampia, lo ripeto, non è Gomorra, Scampia è Scampia. Siamo in compagnia di Omero Benfenati, uno dei portavoce del Comitato Vele. Omero è uno dei ragazzi, ormai un po' cresciuto come ragazzo, che da anni però si spende e fa battaglie per tentare di portare un messaggio diverso da quello che normalmente i media tentano di trasmettere. Omero, facci capire un attimo e fai capire anche ai nostri ascoltatori che cos'è il Comitato Vele, qual è lo scopo e perché nasce. Il Comitato Vele nasce da oltre 30 anni, diciamo, è fatto di un popolo di uomini e donne che si sono messi in gioco per far sì che questi mostri di cemento vengano abbattuti per un semplice motivo, prima di tutto che sono case inabitabili e non si possono, cioè, casermone di amianto, di cemento armato, dove è inconcepibile, diciamo, viverci dentro. Gli stessi abitanti, diciamo, i veri protagonisti che hanno fatto una battaglia, che oggi finalmente, diciamo, si abbatteranno tutte le tre vele su quattro, una sola rimarrà in piedi per fare gli uffici di una città metropolitana. Abbiamo dato oltre 1000 appartamenti alle persone, diciamo, che abitano nei dintorni delle vele. Le abbiamo messe nelle case nuove e vivibili, dove gli spazi, diciamo, dei bambini, dove comunque qua non c'erano anche, diciamo, l'infanzia che si è vissuta all'interno delle vele, non è stata un'infanzia facile rispetto, diciamo, ai bambini normali. Si sta cercando una normalità, quella normalità che probabilmente da anni non avviene, e oggi, grazie, diciamo, al protagonismo degli stessi abitanti, si sta riscattando, diciamo, il quartiere, non solo con l'abbattimento, ma per la nuova ricostruzione, per la riqualificazione totale dell'8M. Dell'8M significa che non ci accontentiamo più solo di abbattere le vele e fare case in uso, ma visto che noi abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di lavoro. E
Emanuele è soltanto uno, ma sono tutti Emanuele qua, perché è uno dei ragazzi che ha avuto dei trascorsi difficili, ha detto delle cose veramente importanti prima a telecamere spente. Sono stato tra i primi o tra quelli che hanno sbagliato, voglio essere tra i primi, tra quelli che hanno intenzione di redimersi e di redimere quest'area della città che è stata veramente massacrata soprattutto dall'assenza dello Stato. Emanuele. Sì, grazie. No, volevo dire solo che noi facciamo parte, noi come disoccupati organizzati facciamo parte di un comitato che si chiama Comitato Vele. Questo comitato che ci ha insegnato in questo anno di partecipazione? Che è una casa, è la casa del popolo, che si occupa dei veri problemi dei cittadini di Scampia. Nel cantiere 167 questa possibilità ci è stata data, voce al popolo. Questo significa cantiere 167, voce di Scampia. È una rivoluzione culturale, io credo, tra tanti noi giovani. Come dicevo prima, sono uno dei primi che ha sbagliato qui a Scampia e voglio mettermi in gioco per dare, sarebbe mio piacere, dare un volto migliore a Scampia, ma non più un futuro migliore ai nostri figli. E perché non pure nostro? Certamente, certo. Ragazzi. Scampia, ragazzi, quello che noi vogliamo far capire ai nostri telespettatori, Scampia normalmente siete abituati a vedere, la fanno notizia quando vedete passare la bustina o quando vedete i motorini che corrono. Qua non corrono motorini, le uniche buste che passano, guardate, sono le buste dei rifiuti che loro stanno raccogliendo gratuitamente con grande impegno e con grande fatica. Questa è la Scampia che dovete imparare a conoscere e che dovete capire che c'è. Questa è Scampia, voglia di riscatto. Lorenzo è uno degli attivisti, dei militanti del Comitato Vele, che ha ormai 40 anni di storia. Questa qua è la sede appunto storica del Comitato Vele, dove sono passati pochino tutti i politici, noi non vogliamo fare i nomi di nessuno, ma ci sono passati veramente tutti. Non è cambiato nulla, Lorenzo? No, diciamo qualcosa è cambiato, perché comunque diciamo i politici, parliamo dai tempi di Cossiga alla Boldrini, senza fare tanti altri nomi e cosa, e niente, qualcosa è cambiato, perché comunque con l'amministrazione, col sindaco e con gli assessori siamo andati a Roma, e quindi con il piano di fattibilità che abbiamo fatto insieme anche all'università, abbiamo ottenuto l'inizio dei fondi per abbattere le tre vele. Quindi qualcosa già è, come inizio deve solo partire, sperando che fine marzo iniziamo a cantierizzare la Torre A, che è la più piccola, e iniziamo ad abbatterla. Comunque stiamo andando avanti. Pino Guerra, uno degli animatori del Centro Insieme, il Centro Insieme fa una cosa veramente, un'azione straordinariamente importante per i bambini e delle vele. Cosa fai, Pino? Raccontalo. Vabbè, diciamo che il Centro Insieme è nato circa 2 anni fa, ci impegniamo contro la dispersione scolastica, facciamo laboratori di vario genere anche dopo scuola ai bambini. Pensiamo che attraverso la cultura e l'appoggio alle famiglie che sono abbandonate da queste istituzioni possiamo dare una possibilità di riscatto a questi bambini che non hanno fino adesso avuto speranza. Noi insieme al Comitato Vele e tutte le esperienze dell'organizzazione dal basso stiamo cambiando Scampia, non aspettiamo le istituzioni con questo sciopero, al contrario vogliamo dimostrare una cosa, che il lavoro c'è. Noi ci impegniamo a prenderci cura dei nostri territori, invece chi ci governa li ha abbandonati a se stessi, ha abbandonato le famiglie di Scampia come le famiglie di tutte le periferie d'Italia. Siamo in compagnia di Riccardo Bruno, un collega giornalista, che questa mattina, Riccardo, sei qua anche come noi per dare voce a chi voce non ha e chi voce non ha mai avuto sostanzialmente. Stamattina le nostre vele stanno qua. Sì, stamattina il Comitato Vele, che lotta sul territorio per il diritto all'abitare, ha programmato questo sciopero all'incontrario. Che cos'è lo sciopero all'incontrario? Dei cittadini impegnati civilmente e socialmente si sono autoconvocati per attivarsi al posto delle istituzioni, cioè
vogliono, si sostituiscono. Si sostituiscono ai dipendenti delle istituzioni, si dedicheranno stamattina. Quindi questi signori che stiamo vedendo qua non sono impiegati comunali? No, non sono impiegati comunali, sono semplici cittadini come noi che hanno deciso di intervenire e risanare il territorio, come pulendo queste aree che sono abbandonate totalmente dalle istituzioni, che non fanno né opera di giardinaggio né opera di pulitura e manutenzione normale. Quindi possiamo dire che le vele non sono soltanto droga e pistole? Assolutamente, assolutamente. Le vele sono soprattutto impegno civile e lotta a fianco del cittadino. E noi su queste straordinarie parole e affermazioni che dicevamo e che condividiamo pienamente, chiudiamo questa prima parte del servizio.